con il sindaco di Fiorenzuola Gandolfi, qui in mezzo proprio sul prato del velodromo Attilio Pavesi. Fiorenzuola si riconferma capitale del ciclismo su pista, grandi gare, grandi campioni, momenti di intrattenimento, momento speciale di tutta l'annata di Fiorenzuola. Quest'anno sembra che gli organizzatori abbiano dato il meglio e sembrerà, e noi ci speriamo, la 6 giorni più bella di sempre. 20 anni, 36 nazioni, l'impegno degli organizzatori, degli operai del comune, di tutti i volontari è stato massimo e noi confidiamo sempre in quella che diventerà la 6 giorni a livello internazionale più bella di sempre. 20 anni, poi questa è una 6 giorni davvero speciale. Sì. 20 anni ormai è un'istituzione, una tradizione di Fiorenzuola, e sicuramente con l'impegno di tutti, ma in particolar modo di Claudio Santi, che quando si tratta di 6 giorni ci mette l'anima, sicuramente non ne verranno altre. Quello che è bello di Fiorenzuola per questi campioni è che a Fiorenzuola ci si conferma campioni e si diventa sempre più grandi, e quindi forse questa è la magia di Fiorenzuola, che tutti vogliono venire perché è un punto di partenza, un punto di rilancio e non è mai un punto di arrivo, sicuramente. Anzi, spesso da qui sono partite anche poi delle carriere che hanno portato a vittorie grandissime delle Olimpiadi e dei Mondiali. Insomma, Fiorenzuola porta bene. Fiorenzuola porta bene. È quasi banale ricordare la vittoria l'anno scorso di Elia, che da Fiorenzuola, vincitore indiscusso della 6 giorni di Fiorenzuola, è diventato olimpico a Rio, ma gli esempi sono tanti. Claudio non ha mai mancato di rimarcare tutti quelli che poi hanno vinto i mondiali, si sono laureati olimpionici, e quindi Fiorenzuola porta bene. E poi io voglio sottolineare che chi ha conosciuto Fiorenzuola per un modo o nell'altro poi torna e l'apprezza, anche se è una semplice cittadina di una normale città della pianura padana. Quello che è rimasto nel ricordo poi e ha inciso in particolar modo nei campioni è l'esempio di Crisoi, che ha dedicato una bici da corsa, perché poi è diventato produttore di bici, a Fiorenzuola, l'ha chiamata Fiorenzuola. Questo è bellissimo per sottolineare l'importanza della nostra città. Questo la dice tutto. Grazie Cris.